Questo video lo dedico ai miei pennelli da trucco, che non sono tantissimi, sono il giusto indispensabile per il trucco di tutti i giorni. Allora, premetto una cosa, io non ho pennelli costosi perché veramente non ne sento il bisogno. Sarà che io vengo da una generazione in cui ci si truccava col ditino o coi famosi caspitielli. Ne ho alcuni, soprattutto alcuni per ombretto, perché siccome mi piacciono i trucchi colorati con colori diversi, torna utile averne qualcuno in più. Allora, vi parlo però dei pennelli di costo medio. Di fronte a voi vedete la famosa vaschetta della Sephora che abbiamo tutte, penso oramai, con simulato dentro un pezzo di spiaggia di Avatar, praticamente sabbia che viene direttamente da Pandora. Partiamo con i pennelli della The Body Shop, dicevo. Li ho acquistati su internet, sul loro sito. Sono dei buonissimi pennelli, penso di averli quasi tutti, perché la The Body Shop, come sapete, si occupa di cosmetici e poi ha una gamma di pennelli molto basici, uno per tipo. Sono semplicemente diciamo nominati con la specifica del loro uso. Allora, vorrei partire da quello che preferisco. E questo qui, il Kabuki, che è quello un po' più costoso. Questo mi pare che superi i 10 euro, ma è, pur essendo piccolissimo, per i prodotti migliori che abbia provato. A parte che è molto carino, questo manico di metallo, diciamo effetto granito, molto carino. È compattissimo. Ora un po' sporco, vi chiedo scusa, non ho avuto tempo di lavarli tutti, di farli asciugare prima del video, ma è una delle cose più compatte del mondo. È come veramente applicare il fondotinta minerale con una spugnetta. Ed essendo piccolo, ha anche il vantaggio di andare bene nelle pieghe, vicino al naso, nelle guance e via discorrendo. È un prodotto che a me piace molto, e lo promuovo ampiamente. È stato il mio primo Kabuki. Quando l'ho aperto, ho aperto il pacco che mi è arrivato via posta, sono rimasta un po' scioccata perché lo vedevo piccolissimo, però devo dire che nonostante le sue dimensioni mi ha molto accontentato. Poi questi qui sono tutti prodotti cruelty free, tutti di nylon, e non ci sembrano, tra l'altro, perché veramente sono morbidissimi. Altro pennello ottimo della The Body Shop è questo qui da viso, e per il contouring e per il blush, e non è grandissimo, e proprio per questo io lo uso prevalentemente per il contouring. È molto molto morbido, metti a fuoco, veramente non sembra di nylon, è fatto molto bene. Ma poi vorrei farvi notare il look dei pennelli: hanno questo gambo molto resistente. Questo è il blusher, appunto, perché del blush, quello era il Kabuki. Ho preso anche questo per il fondotinta, non è eccezionale, vedrete ne ho uno migliore. È un buon pennello da fondotinta, ma tende a fare un po' di righette, quindi bisogna lavorarlo bene. E appunto è il foundation. Se poi recupero i prezzi, vi metto anche i fumetti con i prezzi. Il mio preferito, che è questo qui per il blending, che appunto è Shadow Blender. Ed è un buon pennello, ha le giuste dimensioni, ma è morbidissimo, bello proprio. Poi questo qui, che a me piace, però è troppo grande per usarlo come pennello da eyeliner. Questo qui si chiama Slanted, beh, non so neanche come si traduce. È un buon pennello, ma essendo molto lungo, molto largo, se lo voglio usare anche per fare la linea dell'eyeliner, vi viene troppo spessa, non riesce a seguire bene l'arco delle ciglia. Quindi io lo adopero magari per le sopracciglia. Quello per ombretto, questo qui è un po' meno bene, essendo duro, va bene, va abbastanza bene per gli ombretti cremosi, e anche per il correttore è buono quando dovete applicarlo in zone molto circoscritte. Però per l'ombretto in polvere ha un po' di difficoltà, non ne raccoglie tanto. Metti a fuoco, ma che c'hai oggi? Mal di pancia, guarda, guarda, guarda. E questo qui è il Shadow. Molto molto semplicemente. Ah, un'altra cosa per cui ero rimasta male quando ho aperto il pacco, sto parlando dell'anno scorso perché lì ce li ho dall'autunno scorso, è questo, quando ho visto questo qui, perché non avevo capito che fosse Line Softener, che fosse di spugnetta.
Non avevo capito, pensavo fosse un pennellino come gli altri. Io ho detto: oh no, mannaggia, ho comprato una spugnetta, non mi serve proprio. Invece questo si è rivelato un prodotto utilissimo perché è ottimo per sfumare le matite. A volte li troviamo proprio dietro le matite questi prodotti, ma questo che a punta è adattissimo. Promossi i pennelli della The Body Shop. Passiamo poi a quelli della Zoeva. In realtà ne ho soltanto tre piccolini, mi pare, no, quattro. Solo per gli occhi, non ho preso il famoso kabuki della Zoeva all'epoca. Vi faccio vedere quali sono. A parte che quelli della Zoeva sono molto lunghi i manici, anche rispetto a quelli della The Body Shop. Guardate, sono lunghi, molto, hanno un'area molto professionale, sono belli da vedere perché sono tutti neri. Ho preso della Zoeva il numero 226 ed è questo qui a C. Ed è ottimo, questo qui è veramente un pennello che mi piace tantissimo perché può applicare sia l'ombretto sia anche l'eyeliner volendo, però io non lo uso per quello. L'ombretto negli angolini, essendo molto piccolo, per fare dei lavori di precisione. Stessa cosa anche per questo qui, che è il numero 224. No, mi perdonatemi, non volevo più mettere a fuoco, sta impazzendo la videocamera. Ed è questo qui piatto, abbastanza piccolo, anche questo utilissimo per fare le applicazioni di precisione, un po' spennacchiato perché lo uso tanto. Sia quelli della The Body Shop che quelli della Zoeva non perdono peli. Uno che non uso praticamente mai, l'ho comprato ma non mi è servito a niente, il 320, questo a penna. Lo trovo un po' rigido, troppo lungo per farci qualche cosa. È troppo lungo, è troppo spesso per farci la linea di eyeliner. Un altro che non mi è piaciuto tantissimo è il 225, che è il loro sfumino, diciamo. Ora mi spiace che sia bagnato perché l'ho lavato poco fa, però questo qui è molto morbido quando è asciutto. L'unica cosa, guardate, ha proprio la sezione rotonda, larghissima, e tende anche addirittura a graffiarti. Non è per nulla valido, secondo me troppo morbido, troppo blando, troppi pochi peli rispetto al suo manico che a sezione circolare. Guardate che spazio ci sta tra il pennello e il bordo del manico. Beh, non mi è piaciuto un granché. Altri pennellini con cui mi sono trovata bene, quelli della Elf, ne ho pochi perché quando ho fatto l'ordine molti non erano disponibili. L'unico della linea non studio, cioè tutti della linea studio, è questo qui per le ciglia, le sopracciglia, ed è quello lì della linea Basic. Per la funzione che ha veramente mi bastava che avesse questa forma, non è che deve fare chissà cosa. Poi, altro pennello della Elf molto carino, ma che utilizzo poco purtroppo, è il fan brush, perché a me piacciono questi pennelli per spolverare un po' di eccesso di prodotto, ma solo per quello, perché è molto molto sottile. Mi piacciono i fan brush per applicare i prodotti quando sono belli ciotti. Questa qui è inutilizzabile per quel tipo di funzione secondo me, e infatti non lo sto usando un granché. Questo qui già lo conoscete, l'ho citato nel video 10 cose che costano meno di 10 euro, è il Powder Brush ed è, che ve lo dico a fare, ve lo faccio vedere, morbido, 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 morbido. Anche loro sono bellissimi, sono ancora più accurati di quelli, simulano molto quelli della Zoeva, cioè si assomigliano tantissimo, solo sono un po' più corti. Però vi devo dire la verità, a me che siano lunghi i manici non è che mi interessa molto, perché non devo truccare un'altra persona, devo truccare me stessa. Anzi, siccome sono miope e mi avvicino molto allo specchio, più delle volte mi faccio pure male perché urto col manico contro lo specchio, quindi troppo lungo a me non torna neanche tanto utile. Questo qui è eccezionale. Poi un altro prodotto che mi piace molto è il Kabuki della Elf, sempre della linea studio, e questo è abbastanza fitto. Meno naturalmente di quello della The Body Shop. Guardate la differenza, questo è enorme rispetto a quello della The Body Shop. Però vi dico la verità, come applica il fondotinta minerale questo qui non ce la fa, è comunque troppo morbido paradossalmente, e lo preferisco per le polveri, per un bronzer, per diffondere le polveri su tutto il viso. È molto comodo, è molto morbido veramente.